armi, di staccarsi questo comando dei vigili, e il comando dei vigili ha il controllo funzionale della ospedalità, ovviamente determina in che maniera, in che modo gli interventi, le attività che sono da fare, le priorità, eccetera. E questo era previsto già nel contratto di servizio del 2005, a fronte di questo tipo, anche se divento benale, ma sarà un momento in cui l'azienda bisogna liberamente verificare ogni singolo corso. Questo contratto di servizio, questo problema prospettivo, che per un periodo è stato conosciuto dall'azienda, recentemente, negli ultimi due anni, il Comune ha una situazione totale di sito, non era possibile riconoscere questo prospettivo, e quindi in questo momento noi non riceviamo, sostanzialmente dall'anno scorso non riceviamo alcun introito a fronte di costo. Nel giugno del 2012 l'allora direttore Bocchio chiese di riportare l'azienda almeno i cooperativi in maniera da poter fare provvisti. Siamo rimasti tra le varie ipotesi a tutt'oggi, dove abbiamo previsto, è stato previsto dalla bozza di piano finanziario della TIA un importo di 90.000 euro per copertura del costo dell'agente accettatore, cioè alla fine quello della vigilanza non può essere un costo dell'azienda che fa qualcosa. O è previsto all'interno del piano finanziario della TIA, o deve essere previsto da qualche parte, cioè non è che l'azienda svolge i cassonetti, fa fuori persone, fa le discariche, così fa tante cose, ma anche nell'ottica di un affido a un soggetto privato non ha un significato giuridico, cioè proprio difficilmente un significato giuridico. E quindi in questo esatto momento la forza di piano finanziario della TIA anno 2013 prevede uno stanziamento, quindi la città di Alessandria. La ragioneria, il dottor Fecone, sta valutando se è opportuno mantenere, perché il dottor Fecone fa il suo lavoro, quello di marcare il costo, se è opportuno mantenere questi stanziamenti o altri per ridurre il costo per i cittadini, della tassa di rifiuti, pure è un ottimo scopo, no? Io lo condivido perfettamente. E quindi in questo esatto momento stiamo continuando a erogare un servizio e la città di Alessandria, pure in misura ridotta, mi rendo conto che un responsabile di due rispetto a essere un numero basso, no? di figure da dire a questo servizio. Oltretutto, servizio che mi parla perché è stato creato la carta di vita, come è stato un posto che ha creato il territorio, quindi si sta un po' allargando. Nel periodo del 2005, quando è stato inserito, la città di Alessandria era molto orientata qualità dei conferimenti, perché si era andato verso portaporta, si era andato verso, cioè andato, si andò verso portaporta, dove la necessità di spiegare ai cittadini prima, eventualmente a forte di reiterare comportamenti anche arrivati a sanzione, non poteva essere affidata solamente al corpo di polizia municipale, così come era, ma si era pensato di fare un'integrazione, quindi procedere in questo senso. È ovvio che, come dicevo, gli sviluppi della sede e la necessità di mantenere bassi costi e la volontà che volte espressa dall'amministrazione, come ripeto, condivisibile, di far calare i costi del piano finanziario della TIA, porteranno necessariamente a dover esprimere su questi argomenti, questi altri argomenti anche riguardi, quindi sarà necessario che l'amministrazione, il Consiglio Comunale, per valutare per la TIA, valuti anche l'opportunità e il percorso per alcuni servizi che pure vi confermo che dal punto di vista strettamente operativo dell'azienda è importante, perché se serve un po' di attività di vigilanza e si fa per esempio prima di fini mercati, che per noi è una fatica enorme, ma l'azienda il sabato pomeriggio con le dietro i sapelli per rotola la sotto porte, cioè siamo veramente in difficoltà, ma comunque questa è una comunque gestita e chiarita. Siamo presenti per il mercato di ordinanza, la 109.7, se invece un sindaco deve essere fatto questo servizio. Però ci sono queste attività che vengono spesso disattese proprio da parte del tribunale, da parte di chi fruisce delle
massimo e di rumori, di assenti, di pensate, anche volte materassi, non va, questo cosa. E proseguiamo questa attività in maniera decisiva, in maniera più coraggiosa per il possibile. Solo da una parte di questa comunicazione con il personale interno dell'azienda abbiamo elaborato un progettino di comunicazione a costo zero, perché purtroppo dobbiamo anche lottare con questo tipo di esigenza. E abbiamo pensato che lo proporremo nei prossimi giorni al collegio di liquidatori, che è il nostro organo decisionale in questo momento, o al consiglio di amministrazione dell'ARA quando lo sarà, o man mano che avremo un organo decisionale, perché si può sicuramente fare una buona attività attraverso le relazionali e gli articoli sui giornali, una campagna di comunicazione agli amministratori di condominio, soprattutto quando verifichiamo durante l'erogazione del servizio che ci sono dei problemi, insegnando all'amministratore di condominio: guarda che noi ci abbiamo svuotato la plastica, però non è la plastica, abbiamo dovuto fermare l'ascoltamento e perché sono delle volte che sono addirittura indifferenziato, quando lo apri e vedi che dentro c'è di tutto. Fai un secondo, diciamo, aspetta, per non contaminare il materiale, andiamo soltanto con l'indifferenziale. Quindi un'attività di questo genere. Noi proporremo un paio di incontri pubblici, come avvengono nei paesi, come avvengono nei paesi con successo questi incontri, dove ciclicamente le amministrazioni chiamano, prima potrebbe essere organizzato per quartiere, no? Per centri di interesse, chiamano una serata di confronto, di attrazione differenziata, su modalità di attrazione dei servizi di raccolta. Abbiamo ancora qualche volantino che si può distribuire nelle sette delle poste, delle riunioni, nelle cose, e per il prossimo anno, sempre con il personale dell'azienda, riaprirà attività queste scuole, che sono un ottimo veicolo per poter fare comunicazione. Il tutto, come dicevamo, senza soldi, sostanzialmente con il personale interno, con la prossimità che abbiamo con l'azienda. Chiudo semplicemente dicendo che l'azienda è in via di guarigione, ci sono delle soluzioni, non siamo ancora pronti, tante cose che noi vorremmo.